Puntuale alle 7.30, ecco spuntare al mercato il leader dei forconi e candidato alla presidenza della regione Mariano Ferro. Seguito dai suoi fedelissimi, il leader che propugna la rivoluzione pacifica nell'isola ha incontrato, come da prassi, commissionari e operatori della struttura, ascoltando le loro richieste e in molti casi il grido di dolore per un comparto che sembra abbandonato al suo destino. E quando a Ferro viene chiesto qual è la sua ricetta, in mezzo alle altre degli altri candidati, per salvare il comparto, la risposta è abbastanza piccata. Non me la sentirete dire mai. Perché ricette in questa terra sono difficili da applicare. Le ricette per prendere in giro i siciliani sono troppo facili. Se volete un'altra ricetta per prendere in giro i siciliani, io ve lo posso raccontare, così come l'ha raccontata qualcun altro. Io non voglio raccontarla a nessuno, anche perché so perfettamente che quelle ricette che stanno raccontando gli altri, io credo che siano tutte false. Per un motivo molto semplice, perché hanno presentato coalizioni che hanno già governato la Sicilia. Noi non siamo stati mai al governo, noi siamo solo vittime di un sistema che ci ha stritolati e massacrati e che ancora oggi tenta di massacrarci. Noi vogliamo solo ribellarci al sistema. In questo caso, con le elezioni, vorremmo portare quella rivoluzione di gennaio dentro al palazzo, nient'altro. A questi signori che si lamentano, che protestano in silenzio spesso, cosa possiamo dire? Hanno una sola strada, una. Se vogliono morire, facciano pure, votino pure il sistema. Se vogliono ribellarsi, anche, guardi, glielo dico con grande franchezza, anche non votando i forconi, perché molti probabilmente voteranno il sistema, io dico che hanno una sola strada, ribellarsi. Quella di gennaio va ripetuta, prima di Natale, io credo che dobbiamo sederci di nuovo col mercato di Vittoria, Santa Croce, Donna Lucata, con gli agricoltori di tutta la Sicilia per dire che cosa fare. Domani le viene eletto, tra virgolette, Presidente. La prima cosa che farà, il primo provvedimento che farà qua? Prendere il bilancio e capire questa regione se è già fallita o deve ancora fallire. Cominciamo da lì.